La Bretagna non è la terra dove sono nata, eppure è il luogo dove mi sento a casa. Sarà per questo che mi trovo a scriverla nei miei libri. Susie Zappa, la scrittrice dei fari, si racconta e ci racconta del suo ultimo libro, La magia del faro, editore Il Frangente, che oltre a contenere avvincenti leggende bretoni, parla di un'esperienza, la sua, vissuta proprio in solitaria in un faro di Bretagna. Ciao Susi, come stai? Ciao Sabrina, molto bene, sono contenta oggi di essere qui con voi, con Ciao Como. Ottimo, mi fa piacere. Oggi parliamo dei fari e della loro magia. Susi Zappa ha la sua terza pubblicazione e il libro si chiama proprio La magia del faro. Cosa racconta il tuo libro? Allora, il mio libro è diviso in due parti. La prima parte narra la storia di Agathe. È un personaggio onirico che io ho sognato una notte e da questo sogno ho scoperto poi corrispondere una storia vera. Una storia vera che è accaduta realmente il 6 febbraio 1944 e io l'ho sognata senza saperlo. Da lì è nata tutta una ricerca di questo personaggio e di questa storia che coinvolge il faro dell'isola di Phac, che in bretone significa strega, e anche questo mi ha emozionato e coinvolto a proseguire a scrivere la storia dell'isola della strega e il suo faro. La seconda parte invece è dedicata alla mia esperienza in solitaria, per cui ho passato un periodo in solitaria su quest'isola all'interno di questo faro per un po' andare alla ricerca del fantasma del faro. E che cosa unisce queste due donne è proprio questo faro, la loro Senti, ricerca. ma il fantasma del faro l'hai trovato? Secondo te è una proiezione dell'inconscio? È un qualche cosa, una presenza che in realtà comunque un po' si sente? Cosa hai provato in questa tua esperienza in solitaria? Allora, è una presenza, è stata per me una presenza costante dal primo fino all'ultimo giorno. Poi dire che era effettivamente un fantasma o dire che era la proiezione di una paura inconscio, questo non lo so. Però effettivamente tu devi pensare che noi siamo abituati, arriva la sera, accendi la luce. Io lì non avevo la corrente elettrica, per cui non potevo accendere la luce la sera. E tu vivi una parte della serata, della notte, al buio praticamente, per cui tutti i minimi rumori, scricchioli sono amplificati e questi ti creano chiaramente una paura, perché se tu in casa tua senti uno scricchiolio, accendi la luce e vai a vedere se c'è qualcuno, no? Lì non la puoi accendere la luce, per cui lì vivi al buio. Le cose che non ci sono in un faro sono davvero tante. Adesso Susi ci dirà anche un po' tutta la sua esperienza e tutto quello che le è mancato. Quello che vorrei sapere è anche cosa hai trovato invece, cosa c'è, il valore aggiunto di questa esperienza. Allora, quello che io ho trovato è la solitudine e il silenzio. Per me è una cosa bellissima. Io già di persona sono abbastanza solitaria, però fare questa esperienza in solitudine è stata una cosa magnifica perché qui noi siamo sempre connessi con qualcosa, che sia il telefono, WhatsApp, internet, Facebook, cioè siamo sempre connessi con il mondo. Là non c'è nulla, per cui la connessione è già da questo punto di vista tecnologico sei sconnessa dal mondo e sei connessa solo con te stessa, per cui riscopri determinati valori, riscopri il valore della natura. Io mi trovavo a passare delle ore a guardare la natura, ascoltare i gabbiani, ma anche e soprattutto a vedere l'apparire e lo scomparire con l'alta e bassa marea tutti questi campi di ostriche. Lì c'è il maggior parco di ostriche in Europa, dove sono stata io, ed era bellissimo anche vedere questo discorso della marea che è un dislivello di 10 metri. Per cui non sembra, ma quando tu sei lì e lo vivi e vedi questi 10 metri che se ne vanno, 10 metri di acqua e poi 10 metri che ritornano, cioè capisco che per un mondo frenetico come questo dove noi stiamo vivendo è una cosa un po' assurda, ma vi assicuro che è stata un'esperienza bellissima. E il ritorno proprio
con te stesso. Difatti nel libro io scrivo, è come un diario di bordo, per cui io scrivo quotidianamente quello che io facevo. Avevo tantissime cose da fare perché potevo lasciare l'isola solo con la bassa marea, e con la bassa marea io andavo a confrontarmi, a vedere, a esplorare tutta questa miriade di isole che ci sono intorno e che puoi esplorarle solo con la bassa marea. Non so, per esempio l'isola degli americani, dove all'epoca gli americani sono sbarcati e hanno costruito la prima base di idrovolante. Cioè tutto questo tu lo puoi andare a vedere con la bassa marea e ritorno a te stesso e riscoprire dei valori, ecco. E non essere di fretta, cioè lì vai tranquillamente, anche perché camminare su questo mare che non c'è più, cioè su questa base, su questo fondale marino, inciampi nelle alghe, in queste montagne di alghe, per cui devi stare attenta anche a non farti male perché potresti scivolare, c'è tutto un rallentamento anche dei movimenti, e questo per me è stato molto bello assaporare questo. Ecco. Allora Susi, tu sei una comasca doc, però mi dicevi che hai fatto anche una scoperta che stranamente, cioè, può averti portato anche a fare questa esperienza, quindi una tua ascendenza un po' particolare, ce la vuoi raccontare? Sì, effettivamente ho scoperto di avere una parentela bretone, nel senso, casualmente io ho scoperto che su un quotidiano locale, le Telegram, è apparso un articolo che parla della famiglia Zappa come pionieri in Bretagna, proprio a Quimper, proprio nel Finistère dove vado io, pionieri alla fine del 1800. Era una parte della famiglia Zappa che dalla Svizzera era andata in Bretagna. Allora, io in combinazione in quel periodo sento uno zio che adesso è morto, il quale mi dice: ma tu sai che noi abbiamo dei parenti in Svizzera? Allora da lì è nata tutta questa ricerca. Ho scoperto che in Bretagna un ricercatore bretone aveva fatto questo albero genealogico immenso sulla famiglia Zappa, incuriosita da tutti questi Zappa che avevano cominciato ad arrivare in Bretagna, perché Zappa naturalmente è un cognome non bretone, è un cognome nostro di qua. E poi è successo che uno scrittore bretone, incuriosito dalla mia storia, perché poi avevo fatto ricerca anche là, ha scritto un libro su di me, l'Affaire Susi Zappa, che effettivamente in Bretagna è stato venduto molto bene. E da lì poi tutta una serie di coincidenze mi ha portato a scoprire di avere due cugine bretoni, Annie e Claudine, e loro sono venute, quando io ho fatto questa esperienza al faro dell'isola di Bracca, loro sono venute sull'isola per conoscermi. Senti Susi, ma quanto tempo hai impiegato per scrivere questo tuo terzo libro? E che momento della giornata dedichi alla scrittura? Allora, come ben sai, quando ti viene, ma neanche l'ispirazione, cioè quando tu inizi, almeno quando io inizio a scrivere un libro, è la frenesia di scriverlo, per cui ti viene sempre la voglia di andare avanti e di scrivere questo libro. Poi la prima parte l'ho scritta prima di partire, la seconda parte, conseguenza alla prima, l'ho scritta mentre ero al faro, per cui io... Quindi proprio durante l'esperienza? Durante la mia esperienza al faro ho scritto... Proprio a caldo, quindi sì, le tue impressioni? Sì, assolutamente sì. Poi naturalmente quando sono rientrata io ho letto questo diario, ho rivissuto quelle situazioni, quelle esperienze, e ne ho tratto la seconda parte del libro. Io ringrazio tantissimo Susi Zappa e saluto gli amici di Ciao Como con l'invito di interessarsi a questo bellissimo libro e a questa esperienza davvero straordinaria e particolare. A lei l'ultima parola per dirci un po' le ultime novità delle sue presentazioni e come appropriarsi di questo bel libro, magari anche con una sua bella dedica. Assolutamente. Allora, io sarò a Carugo, al Parco di Carugo, venerdì 17 luglio alle 9, sono lì per una presentazione dal vivo, per cui se volete venire a parlare con me di Bretagna molto volentieri, ci sono i libri in vendita, per cui posso farvi assolutamente una dedica bretone. E sto iniziando a scrivere il quarto libro, sempre dedicato a un faro bretone, un faro molto particolare, e sarà un libro strano.
ancora più strano di questi. Grazie mille Sabrina. Grazie. Ringrazio Ciao Como Radio e grazie a voi, e vi aspetto venerdì 17 a Carugo. Susi Zappa.